Questo che vedete accanto a me è il cuore simbolo dell'ospedale di Angkor a Siem Reap. Siamo nel nord della Cambogia, una popolazione di circa 2 milioni di abitanti si rivolge a questo ospedale pediatrico, unico ospedale pubblico della zona. In questa struttura la Fondazione Aiutare i Bambini di Milano sta svolgendo una delle sue ultime missioni all'estero. Un'equipe di specialisti italiani, cardiochirurghi, cardiologi, anestesisti, pediatri intensivisti, sta svolgendo qui una missione finalizzata a curare, a operare bambini affetti da cardiopatie congenite severe. Solo nella giornata di oggi ben 500 tra bambini e adolescenti sono stati visitati e curati in questa struttura. Il nosocomio, fondato nel 1999 grazie alla solidarietà del famoso fotografo giapponese Kenro Itsu, vive oggi grazie alle donazioni di importanti fondazioni bancarie, culturali, di associazioni ed enti. Anche in questo lembo di sud-est asiatico, oltre un terzo della popolazione infantile è costretto a drammatiche privazioni: acqua, cibo, educazione, servizi igienico-sanitari. L'equipe arrivata da Milano visita i bambini. Quelli più gravi finiscono in sala operatoria. Il primo della lista è Liang. L'operazione a cui si sottopone dura 4 ore. Abbiamo appena finito di operare un bambino di 8 anni e mezzo con un difetto ventricolare sinistro, che è sostanzialmente un grande buco nel mezzo del cuore. L'intervento è andato bene. Abbiamo chiuso il difetto, adesso il bambino è ricoverato in terapia intensiva. Per il momento il decorso post-operatorio è molto buono. Per i cardiochirurghi e per il personale medico non c'è un attimo di tregua. L'equipe medica di volontari è coordinata dal responsabile della cardiochirurgia pediatrica dell'ospedale milanese Niguarda, Stefano Marianeschi. Completa il gruppo personale specialistico proveniente dall'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, della Fondazione Monasterio di Massa, dell'ospedale universitario 12 de Octubre di Madrid. La Fondazione Aiutare i Bambini è in Cambogia per rispondere a un bisogno molto forte da parte della popolazione legato proprio all'infanzia, in particolar modo alle patologie cardiochirurgiche dei bambini. Abbiamo programmato 10 operazioni cardiochirurgiche per diverse patologie. 2 bambini sono già stati operati oggi, che è il nostro primo giorno di missione. Oltre a queste 10 operazioni di cardiochirurgia abbiamo in programma degli screening e delle visite su altri bambini. Contiamo di vederne almeno una quarantina in circa 40 appunto in 7 giorni di permanenza.